Benvenuti a tutti ragazzi o bentornati sulla rubrica Retro Games per divertirsi. Eccoci qui, allora. Oggi andiamo a trattare un gioco, come vedete dallo screen iniziale, prodotto dalla Toei Animation, proprio, attenzione. E non solo, perché anche la Nintendo c'è complice, vabbè, ok, del 1992, per uno o due giocatori, capitolo successivo di quello che era stato appunto il gioco sempre inerente Ken il guerriero, quindi sempre Hokuto no Ken, però stavolta diciamo che in questo qui, che il suo titolo originale poi è Hokuto no Ken 6 Geki Tou Densetsu Ken bla 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 bla, vabbè. Diciamo che questo funzionava solamente per Super Nintendo. Ora, prima di andare a buttarci subito nella mischia, quindi andare a giocare effettivamente, già dico subito, fin da subito, che andremo a dividere il video in due parti. Allora, anche qui, considerando l'epoca, 3 anni dopo quello che era stato, mi sembra, 2 anni dopo quello che era stato effettivamente Fist of the North Star, quindi quello per il Game Boy. Torniamo con un appuntamento però sul Super Nintendo, con l'evoluzione poi di quello che era stato quello per il Game Boy, perché effettivamente qui i colori ci sono, perché era una console, vabbè, gli antenati delle console che abbiamo oggi, e questo graficamente era superbo. Ok, l'unica cosa, limitato dal punto di vista del roster dei personaggi, come potete vedere, perché c'era Kenshiro, sì, guardate bene. Il design sembra avere proprio il guanto di Ain, piccoli dettagli che comunque fanno sempre molto molto piacere. C'era Kenshiro Art, non c'era Shin, non c'era quindi Uyghur come sul Game Boy, ma c'era Rei, bellissima. Poi la Ultra di Rei, veramente, vabbè, Ultra Special, chiamate come volete, insomma, i Super Mods, vabbè. Molto molto bella era questa che si faceva dall'alto, vabbè, poi c'è Souser. Che è la stessa cosa direi per quanto riguardava la Ultra. Bello, Souser qui fatto molto meglio. Raul, attenzione, veramente bello anche Raul. Falco, ragazzi, c'era Falco. Poi, a random, Yasha Nero, ok. E io avrei preferito magari, già sul Game Boy c'era io, Ron, e loro Yasha Nero. E poi, il grande demone Kaio. Noi andiamo a prendere Kenshiro, direi, perché no? Così ci buttiamo un pochettino nell'Hokuto Shinken, il successore, dai ragazzi, dipende per forza, il successore della saga scuola. E contro Art, questo è un'animazione pre-fight, bella. Allora, non capisco perché, come al solito, vadano ad inserire gente come Art, trascurando magari Shin. Eccolo qui comunque, picchiaduro in puro stile 2D con dei tasti semplici, mi sembra 4 tasti massimo, non vorrei dire una stupidaggine, però sì, credo siano 4. Adibiti appunto a pugno, calcio, super, special, vabbè. Comunque sì, dai, era il Super Nintendo, molto carino, poi vabbè, le 4 frecce direzionali, questo è chiaro. Anche gli effetti sonori molto molto carini, sentite Ken come ta-ta-ta-ta-ta, anche i calci, vedete? Poi c'era anche la guardia, attenzione. Noi continuiamo imperterriti e gli facciamo Art direttamente. Un Musou Tensei, tieni Art. Musou Tensei più Hokuto Hyakuretsuken. Attenzione, non ci può colpire se siamo nel Musou, guardate che spettacolo. Ma chiaramente finisce però il Musou. Vabbè, noi ci proviamo. Se gli date i pugni Art, la cosa carina è che non gli fate nulla. Cioè, non pugni, se gli lo Hyakuretsuken sì. Ma i pugni normali di Ken non gli fanno nulla. Un po' di fedeltà, quindi non male, dai. Attenzione, perché si sta caricando la Ultra. Ma mi sa c'ha la tira. L'ha tirata, ci ha provato quantomeno. E noi l'abbiamo ricolpito. E adesso un Tenna Kassatsu. Sa che è finita per Art, ragazzi. Ok, primo round vinto, stravinto, super meritato, poi direi lo sfoggio di tutte le tecniche segrete a disposizione di Ken in questo gioco. Non male, non male, non male. Poi vi invito anche ad apprezzare ancora di più poi la colonna sonora, veramente. Stava andando su livelli molto più alti rispetto al Game Boy. Azione Rei contro Ken. Questo è un bel incontro. Devo dire che neanche il costume di Rei mi dispiace, quindi. Molto bene, poi questo era un gioco dove si poteva utilizzare Rei, ragazzi, quindi dai, non scherziamo. Rei, veramente, non. Di solito non lo calcolano, uno dei personaggi più importanti che nei vecchi giochi non era calcolato. Poi però il Super Nintendo sì, effettivamente lo andava a calcolare. Questo è uno scontro difficilissimo. Poi sotto al dominio del grande padre, guardate lì, con tutti i suoi figli, credo quelli siano.
appena sparato una ultra e mi sta facendo male. E mi ha fatto male. Potete vedere compare la tecnica una volta che la esegue il nostro avversario. E adesso però Ray, io credo che sia ora di... No, erroraccio, erroraccio ragazzi, erroraccio. Sono tosti questi gameplay, Molto più difficile giocare alle rubriche retro che a quelle normali. Perché quelle normali, i giochi da adesso... Penso così, vabbè. Grande Ray. Continua a saltellare come nessun domani. L'abbiamo ripreso però, dai Ray. Su, 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 su. Io ti andrei quasi ancora di Musou Tensei. Sì, ossia la rigenerazione libera da ogni pensiero, trasmigrazione attraverso Satori. E tu hai perso Ray. Ottimo direi. Ancora una vittoria. Intanto Ken continua a spammare pugnettini. Vari, grande, grande Ken. Bravo, bravo, bravo. Dunque ditelo se poi avete altri suggerimenti per i vari giochi appunto inerenti questa rubrica all'insegna del retro. Perché adesso stiamo facendo un percorso per Ken, perché mi sembrava molto carino. Questo alla fine abbastanza stile Street Fighter, dai. Anche perché Street Fighter padrone indiscusso del Super Nintendo, se non altro per le meccaniche estremamente divertenti. Qui forse già la semplicità della special, basta tenere premuto un tasto ragazzi e rilasciarlo dopo che si è caricata l'aura. Quindi vabbè, qui si tratta soltanto di una questione di timing su come effettuare il colpo. Vabbè, ma sono giochi semplici, anche se molto più elaborati rispetto chiaramente al Game Boy, perché qui comunque già l'ausilio di quattro tasti. Insomma, il pad del Nintendo poi aveva già i dorsali all'epoca, quindi tante tante cose. Eccole qui, allora dai, ci proviamo. Stiamo massacrando Sub-Zero. Attenzione, perché Ken ha l'aura carichissima. Sub-Zero, tu ti meriti una bella cosa, te lo dico subito. No Ken, che figuraccia che mi hai fatto fare. Volevamo un po' di fedeltà. Questo sta per fare qualcosa di grosso, Fatto l'attacco a croce dell'imperatore di Nanto. Attenzione, lui si teletrasporta. La super velocità dell'imperatore. Stavolta ti ho preso quello Sauzer. E si conclude come è giusto che sia, con la tecnica della distruzione dell'universo. Ten a Kasatsu. Grande Ken, grande Ken, grande Ken. Sì, 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 sì. Bella vittoria. Fedele quantomeno alla realtà del manga e a quella dell'anime. Bravo Ken. Questo è uno scontrone, Una gamba di Raul è grossa quanto due Ken. Ma è giusto così, le proporzioni sono quelle. Dai, 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 proviamo allora. Te come ti meniamo, Raul? Ok, siamo un po' monotoni nel tempo, perché noi... Andiamo solo di special, Raul, te lo dico. Perché tu, se ti batto, è la conclusione della prima parte. Niente, a Raul, a tutti i giochi, ragazzi. Raul, 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 non gli si toglie nulla, re di Okuto. Situazione Musou Tensei. I colpi non possono nulla. Appunto il segreto di 2000 anni della scuola di Okuto. Tieni, è lui che riesce a padroneggiare. No, oddio, ma che mi ha preso? Non mi ha preso. Attenzione, 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 lo prendo io il Musou. E ancora tutti gli Akuretsuken. Ken non ha le braccia, ragazzi. Attenzione, non riesco a colpirlo più. Posso sfruttare il timing? No, la difficoltà. Adesso lo sfrutto però. Non puoi evitarlo più, Raul. Ten. Ah, cassazze, guardate Raul, attenzione. Incredibile, proprio lui. Adesso alzerà il pugno al cielo? Ah, sì, diventa di pietra, la fedeltà. Ah, ragazzi, niente, noi ci fermiamo qui per questa prima parte di Okuto no Ken 6 per Super Nintendo, per questo carinissimo appuntamento all'insegna del retro gaming. Io, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare like se il video vi fosse piaciuto, attivare la campanella per rimanere sempre sintonizzati sulle nuovissime produzioni. Scegliete la rubrica sulla quale, appunto, rimanere sintonizzati, così almeno vi cercate il format preferito, perché noi stavamo cercando proprio di fare una sorta di TV per tutti coloro che hanno le nostre stesse passioni.
E niente, detto questo da Stefano, dalla rubrica per divertirsi all'insegna del retro gaming, anche per oggi è proprio tutto, ci vediamo nel prossimo appuntamento, la conclusione di Akuto no Ken 6. Ciao!